Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quello sul server 2. Oggi vi parliamo di un ragazzo della nostra classe QDSS School e la temperatura, diciamo così, che vedete, il mood di questo video è stato dettato da una cosa. Sì, il mood di tutti i suoi video. Questa persona non sarebbe dark, in realtà non lo è affatto, ma l'attrezzatura che ha a disposizione lo rende dark. Lo costringe a dei video cavernosi per quello che riguarda la luce. Noi speriamo che presto risolva questo problema. Quasi cadaverici. Sì, magari una supernova un giorno o l'altro cadrà nel suo salotto. Comunque sia, a parte questa presentazione da zio Tibia che ha, perché è tutto scuro nei video, questo è un ragazzo che sa parlare e questa è la caratteristica per la quale è stato adocchiato dai vostri carissimi QDSS, cioè questo ragazzo si esprime in maniera corretta, si esprime bene, si fa capire e lo fa senza troppi giri di parole inutili. Sì, allora lui si chiama Edoardo e il canale è La Mente di Edux, è un canale che dovrebbe ancora incrementare diverse cose, è acerbo per molti motivi, però in quanto al linguaggio non ha assolutamente rivali. Noi speriamo che abbia il tempo e la voglia di migliorarsi, questo dipenderà anche da voi, ve lo presentiamo ancora una volta. E Edoardo, mi raccomando ragazzi, andatelo a trovare, magari dategli anche qualche consiglio. I videogiochi sono una piaga sociale. I videogiochi non ti permettono di avere una vita. I videogiochi ti rubano l'anima e la intrappolano in quelle misteriose console o computer. I videogiochi ti permettono di avere un contatto diretto con Satana stesso. Scusa. Tu stai dicendo queste cose in un video che andrà su un canale di videogiochi? Certamente. Che problema pensi ci sia? Secondo me ti falceranno nelle caviglie. Salve a YouTube, sono Edux e sono qui oggi per parlarvi dei videogiochi in maniera leggermente differente rispetto al solito. Oggi infatti siamo abituati a sentirli definiti dai non conoscitori spazzatura oppure hobby perditempo, mentre invece da coloro che conoscono il gioco vengono difesi con teorie che però si limitano al sono divertenti, mi fanno svagare un po'. Io invece sono qui a parlarvi dei videogiochi come vera e propria forma artistica. I singoli elementi dei videogiochi racchiudono tutte le forme artistiche che noi siamo abituati a vedere. Se infatti voi pensate a tutti gli elementi che adesso andrò nello specifico ad elencarvi e a parlarvi, sono ricollegabili a singole forme artistiche che siamo abituati a vederci attorno. Pensate infatti a un gioco in cui la trama sia andare a salvare la principessa sul sole utilizzando spade per uccidere alieni, giganti e tartarughe ninja, perché le tartarughe ninja sono sempre belle. Sinceramente non penso che un gioco simile vi piaccia, ma io non sono qui per giudicarvi, assicuro. Mentre pensate, quando invece la trama risulta perfetta, possono uscire giochi come Bioshock Infinite. Non si capisce niente, ma è bellissimo. La trama quindi deve essere ben studiata, ben strutturata, plausibile, verosimile, con elementi logici che vadano a connettere le varie scene senza buttare elementi a caso e sperare che allo spettatore non si accorga che non c'è alcun collegamento con quelli precedenti. Un altro elemento sono i dialoghi. Se i dialoghi non hanno senso, nemmeno il gioco ce l'ha. Pensate per esempio a un dialogo simile: deciso che andrò a salvare la principessa sul sole. Bravo! E ricordati, le banane sono buone. Io preferisco le amarene. Anche quelle non sono male. Però preferisco i gattini, Labrador tutta la vita. Solamente un masochista potrebbe apprezzare dialoghi simili. Un altro elemento è la grafica. La grafica non intesa solamente come la qualità o il motore grafico con cui un gioco è sviluppato, bensì anche il disegno e il bozzetto vero e proprio che ci sono alla base. Perché infatti se voi pensate ai mostri di titoli come Shadow of the Colossus o la saga dei Souls, dal punto di vista del design, da come sono disegnati, sono spettacolari, risultano mastodontici, dei veri e propri capolavori che nel loro intento di fare impressione, risultare stratosfericamente belli, andarti a immergere nell'ambientazione medievale, riescono alla perfezione. Pensate al giorno d'oggi vedere una Lara Croft con le tette a punta, oppure degli esseri umani che hanno gli occhi come i pesci, uno qua e un naso enorme in mezzo. Risulterebbero molto brutti. Un ulteriore elemento sono le musiche. Le musiche possono rendere qualitativamente superiore o qualitativamente inferiore un qualsiasi videogioco. Pensate a un titolo indie come To The Moon, che della musica fa il 50% del gioco, o la canzone, che per problemi di copyright purtroppo non posso farvi sentire, che c'è alla fine di ogni Metal Gear e che vi fa scoppiare a piangere. Ecco, pensate se quella fosse sostituita da ciò.
Sì, ho appena bestemmiato il dio dei videogiochi, lo so. Un ulteriore elemento sono il contesto e le ambientazioni. Pensate a un first person shooter ambientato nell'Antartide. Avrà niente proprio di meno che 25 mappe, ma saranno tutte una landa ghiacciata desolata. Bello! L'ambientazione è molto importante. E il contesto ugualmente, perché infatti se noi ambientiamo un gioco di guerra durante un periodo in cui la guerra non c'è stata e ci inventiamo una guerra a caso, magari risulta insensato. L'ultimo elemento importante è la recitazione. Pensate al colonnello Campbell, che in tutti i Metal Gear Solid vi chiama costantemente e che risponde così: "Ehi la Snake, come va?" No. Ma tutto ciò non avrebbe senso senza l'elemento principale. L'elemento che alla fin fine utilizza tutti quelli già da me citati solamente come base. L'elemento che va a creare il vero e proprio videogioco, che va a coronare, aggiungere le pennellate finali a un quadro già perfettamente dipinto, ovvero quello delle emozioni. L'elemento emozionale, quello che ti fa innamorare un videogioco, è la base, quello che ti prende e ti colpisce. Pensate alla compassione che si ha per personaggi che devono affrontare costantemente situazioni totalmente negative, come ad esempio Joel ed Ellie nel loro viaggio durante The Last of Us. Pensate alla forza, la possenza che ci fanno provare personaggi come Guerra e Kratos quando devono uccidere gli dèi, Satana stesso, angeli. Pensate alla tensione che si ha durante una partita online, spesso magari competitiva, in un FPS arena, quando sei lì lì tra vincere e perdere e vuoi assolutamente vincere, non vuoi farti sconfiggere da qualcun altro, e quindi proprio l'adrenalina a mille. Pensate quando vi viene detto che siete stati controllati per tutto il gioco da solamente la frase "per cortesia", e per quando vi ha fatto stare di merda il fatto di non esservene accorti prima che ogni volta che vi veniva chiesto qualcosa c'era la frase "per cortesia". Pensate ancora a giochi come To The Moon che vi fanno piangere, che su 4 ore di gameplay 2 le passerete con i lacrimoni. Insomma, pensate a veramente un videogioco cosa possa offrire, a quello che possa veramente regalare. Potete giocare 1, 2, 3 ore, ma dopodiché sapere di essere più completi, essere cresciuti, essere maturati, essere cambiati con i videogiochi. Insomma, i videogiochi non sono solamente intrattenimento, sono una forma d'arte vera e propria che ci prende, ci fa emozionare, ci fa innamorare, ci fa piangere, ci fa arrabbiare, ci fa urlare magari contro uno schermo perché la scelta presa dagli sviluppatori va contro la nostra. Insomma, è un qualcosa che ci colpisce nello stomaco, ce lo rigira. Qualcosa di effettivamente molto più valido di altro, e che la società dovrebbe iniziare ad apprezzare maggiormente, perché diciamocelo, da videogiocatori verso voi che non lo siete, dovete ammetterlo, questa società senza i videogiochi sarebbe ben diversa, ma sicuramente peggiore.